Valle del Lagno, area occidentale della provincia iberica. Qui a Cornedo Vicentino ho presentato il progetto di un villaggio solidale a cura della Fondazione Domani per voi Onlus, nata nel 1998, progetto che rappresenta il coronamento di un processo di accoglienza, cura ed inserimento delle persone disabili nel territorio, che già trova nell'USL 5, competente per l'area considerata, realtà attrezzate. L'iniziativa in questione però significa un ragguardevole passo in avanti, come spiega la presidente della Fondazione, che ricorda il sostegno e l'impegno della Regione Veneto, nella persona dell'assessore Marino Finozzi, nell'ambito del progetto Turismo Accessibile. 2 anni fa abbiamo detto noi genitori con figli disabili, abbiamo un sogno, cosa facciamo, cosa sarà domani dei nostri figli, il domani per voi. Allora così è nata la Fondazione Domani per voi, per poter intraprendere questa strada in salita, però siamo riusciti in 2 anni a acquistare questo pezzo di terreno, 15.000 metri quadri, dove abbiamo detto nascerà, prima si parlava di una casa famiglia, allora dopo abbiamo detto ma la casa famiglia, ci sono tanti, vogliamo fare una cosa più di qualità, e quindi è nato adesso questo sogno, il villaggio solidale, quindi dei nuclei familiari, dei nuclei residenziali, però anche centri diurni, anche mini appartamenti di scancio dove le famiglie possono andare intanto provare come sarà, inserirli piano piano, e anche unire il profit al non profit, no? Quindi pensiamo di un centro ausili, di magari una pizzeria, un bar, e per fine andando avanti del turismo accessibile, per poter vedere di poter aiutare a finanziare le famiglie, appunto, che sono del non profit, col profit. Un progetto salutato con entusiasmo dalle istituzioni perché è capace di adeguare l'attività assistenziale e di sostegno al parametro del beneficio in termini di ritorno economico per il territorio. Il sindaco di Cornedo Vicentino, che è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'USL 5. Noi fin da subito abbiamo voluto appoggiare la Fondazione Domani per voi a livello comunale, cercando ovviamente di facilitare tutte le normative e anche le varie trasformazioni urbanistiche per far sì che sorga questo villaggio solidale, e non solo, anche facendo squadra, cercando di coinvolgere gli imprenditori privati, quindi gli sponsor locali, e appoggiandoci soprattutto alla Regione Veneto, in particolare all'assessore al turismo Marino Finozzi, che da tempo sta puntando proprio al turismo accessibile, quindi dedicato proprio ai portatori di handicap. Fortunatamente il dato ci dice che l'aspettativa di vita per i portatori di handicap è sempre più alta, ma questo comporta il fatto che prima o poi queste persone si troveranno senza famiglia, senza rete familiare, e quindi bisogna, come dire, farsene carico e dare loro la possibilità di essere sostenuti.